insieme al presidente del Censis, Giuseppe De Rita. Cosa ne pensa di questa formula dell'università telematica, della possibilità di fruire di una lezione come, dove e quando vuoi? Se c'è oggi un problema è la valorizzazione da parte dell'università di quello che c'è in pancia, perché il tran tran quotidiano non funziona più. Andare a lezione, fare l'esame, a Roma dice sta seduto sulla fontana della Sapienza, insomma, cioè, non funziona più, non fa più cultura. Magari però un professore universitario che parli o faccia una lezione o faccia è seguito anche se va a fare un convegno fuori, perché è importante il picco di eccellenza all'interno dell'università, non è più importante la macchina. Quando i professori erano 300 in Italia, o 500 in Italia, sono 60.000, non c'è più l'eccellenza. Allora come si fa fruire l'eccellenza? Non lo si può far fruire attraverso la lezione universitaria. Io ricordo cosa sono state per me le lezioni di Galasso all'Università Storia del Diritto Italiano di Galasso. Era una cosa meravigliosa, uno andava la mattina presto per prendere il posto, perché era il grande, poi aveva le sue follie, insomma, a me mi ha bocciato 4 volte, quindi, e ho ricordato suo figlio Roberto, l'editore di Adelphi. Dico, guarda Roberto, tuo padre mi ha bocciato 4 volte, lui e gli ho raccontato come mi bocciava, e lui dice, lo riconosco, era proprio così, però era un personaggio, era uno che ancora oggi leggere i libri di Galasso significa capire la storia italiana, non la storia del diritto italiano, ma la storia italiana del Medioevo. E oggi naturalmente quanta gente c'è, io credo che nell'università italiana, nell'alta cultura italiana ce ne siano di Galasso ancora in giro. Ricordo quando andavamo a sentire Ungaretti che faceva lezione a lettere, no? Di legge, però ce ne saranno ancora, però in parte sono di meno e in parte non hanno la capacità, non hanno il luogo, la tecnica, la modalità per essere ascoltati. Se un'università telematica fa questo, probabilmente fa il suo mestiere. Lei ha un osservatorio importante, autorevole, il Censis certamente le consente di darci anche un riscontro rispetto ai numeri. Avete fatto certamente tanti lavori anche sull'analisi di quella che viene chiamata agenda digitale. Iervolino ha edito da un anno un libro che si chiama Now, dove si parla proprio di rivoluzione digitale. Ecco, ci dice qualcosa in più? Il paese da questo punto di vista è pronto, è un po' in ritardo, sta recuperando? Cosa ci dicono i numeri, Presidente? Ma i numeri danno un'idea di un paese che corre abbastanza nel digitale. Ho l'impressione che corrono di più alcuni elementi sparsi, magari i giovani che sanno usare il digitale in maniera più moderna piuttosto che l'apparato. La digitalizzazione dell'amministrazione pubblica mi sembra più stanca di quanto sia. La stessa cultura d'impresa non ha messo dentro il digitale. Quindi, come sempre in Italia, siamo a macchia di leopardo, e questo è, può darsi, il destino non solo dell'Italia ma anche del digitale in Italia. Pegaso, molto più di un'università.